grazie. Allora, come sapete, leggiamo oggi il canto 21° dell'Inferno e Dante e Virgilio, vi ricordate, hanno già visitato, visto dall'alto, dal ponte, la quarta bolgia, quella degli indovini. A proposito della presenza della maga Manto in quella bolgia, Virgilio ha fatto una lunga digressione riguardante l'origine della sua città, Mantova, e ora oggi ci dedichiamo invece alla quinta bolgia. Lo leggiamo tutto di seguito come al solito, poi spiego e a un certo punto facciamo la pausa finché possiate fare le domande che avete da fare. Allora, vi ringrazio di tutti gli auguri che mi state inviando. Adesso non inviate più niente, così non ci distraiamo e leggiamo Dante. Così di ponte in ponte, altro parlando che la mia comedia cantar non cura, venimmo e tenevamo il pulmo quando restammo per veder l'altra fessura di malevolge gli altri pianti vani e vidila mirabilmente oscura. Quale nella zanata i viniziani bolle l'inverno la tenace pece a rinpalmare i legni lor non sani. Che navicar non ponno in quella vece chi fa suo legno nove chi distoppa le coste a quel che più viaggi fece, chi ribatte da prode chi da poppa, altri fa remi, altri volge sarte, chi terzeruolo e artimon rintoppa, tal non per foco ma per divinarte bollia laggiù su una pegola spessa, chi invischiava la ripa d'ogni parte. Gli vedea lei? Ma non vedea in essa mai che le bolle che il bollor levava e gonfiar tutte li si der compressa. Mentr'io laggiù fisamente mirava, lo duca mio dicendo: guarda, guarda, mi trasse a sé del loco dove io stava. Allor mi volsi come l'uom cui tarda di veder quel che gli convien fuggire e cui paura subita sgagliarda, che per veder non indugia il partire. E vidi dietro a noi un diavol nero correndo su per lo scoglio venire. Ai quant'egli era nell'aspetto fiero, e quanto mi parea nell'atto acerbo, con l'ali aperte sopra il piede leggero. L'omero suo, che era aguto e superbo, carcava un peccator con ambolanche, e poi tenea dai piè ghermiti il nervo. Del nostro ponte disse: o male branche, ecco un degli anziani di Santa Zita, mettete il sotto, chi torno per anche a quella terra che ne è ben fornita. Ognon ve barattier fotte volenturo, del no per li danar vi si fa ita. Laggiù il buttò, e per lo scoglio duro si volse, e mai non fu mastino sciolto con tanta fretta seguitar lo furo. Quel s'attuffò e tornò su convolto. Ma i demon che del ponte avean coperchio gridar: qui non ha loco il santo volto, qui si nuota altrimenti che nel cerchio, però se tu non vuoi dei nostri graffi non far sopra la pegola soverchio. Poi l'addentar compio di 100 raffi, di ser coperto convien che qui balli, sicché se puoi nascosamente accaffi. Non altrimenti i cuoci allor vasalli fanno attuffare in mezzo la caldaia la carne con gli uncini, perché non galli. Lo buon maestro, a ciò che non si paia che tu ci sia, mi disse, giù t'acquatta dopo uno scheggio che alcun schermo paia. E per nulla offensione che mi sia fatta, non temer tu, ch'io le cose punte, perché altra volta fui a tal baratto. Poscia passò di là dal co del ponte, e come il giunsi in sulla ripa sesta, mestier gli fu da ver sicura fronte. Con quel furore, con quella tempesta che escono i cani addosso al poverello, che di subito chiede dove s'arresta, uscirono quei di sotto al ponticello, e volser contra lui tutti i runcigli. Ma el gridò: nessun di voi sia fello. Innanzi che l'uncin vostro mi pigli, traggasi avante l'un di voi che moda, e poi da runcigliarmi si consigli. Tutti gridarono: vada malacoda! Per cui si mosse e gli altri stetter fermi, e venne a lui dicendo che li approda. Credi tu, malacoda, qui vedermi esser venuto, disse il mio maestro, sicuro già di vostri scherni,
senza voler divino e fato destro? Lascialo andar, che nel cielo è voluto chi mostri altrui questo cammin silvestro. Allor gli fu l'orgoglio sì caduto che si lasciò cascar l'uncino ai piedi e disse agli altri: «Omai non sia feruto?» E il duca mio a me: «O tu che siedi tra gli scheggion del ponte quatto quatto, sicuramente omai a me ti riedi?» Perché io mi mossi, a lui venni ratto, e i diavoli si fecero tutti avanti, sicch'io temetti che i tenesser patto. Così vidi io già temerli fanti, che uscivan patteggiati di caprona, reggendo sé tra nemici putanti. Io m'accostai con tutta la persona lungo il mio duca, e non torceva gli occhi dalla sembianza lor che era non buona. E chinavan li raffi, e vuochi in tocchi, diceva l'un con l'altro in sul groppone, e rispondia sì, ma che gli raccocchi? Ma quel demonio che tenea sermone col duca mio si volse tutto presto e disse: «Posa, posa, scarmiglione!» Poi disse a noi: «Più oltre andar per questo iscoglio non si può, però che giace tutto spezzato al fondo l'arco sesto. E se l'andare avante pur vi piace, andatevene su per questa grotta, presso è un altro scoglio che via face. Ier, più oltre 5 ore che quest'otta, 1200 con 66 anni compie, che qui la via fu rotta. Io mando verso là di questi miei a riguardar se alcun se ne sciolina, gite con loro, che non saranno re». Tratti avanti all'Ichino e Calcabrina, cominciò egli a dire, «e tu, Cagnazzo e Barbariccia, guidi la decina». Livicocco venne oltre, Dragignazzo, Ciriatto, Sannuto e Graffiacane, e Farfarello e Rubicante Pazzo. Cercati intorno le voglienti pane, postor siam salvi fino all'altro scheggio, che tutto intero va sopra le tane. «Oimè, maestro, che è quel chiveggio?» dissi io. «Deh, senza scorta andianci soli, se tu sai ir, chi per me non lacheggio? Se tu se sei accorto come suoli, non vedi tu che grignan gli denti e con le ciglia le minaccian vuoli?» Ed elli a me: «Non vo che tu paventi, lasciali digrignar pure a lor senno, che i fanno ciò per li lessi dolenti. Per l'argine sinistro volta tienno, ma prima vea ciascuna la lingua stretta coi denti verso lor duca per cenno, ed egli avea del cui fatto trombetta». Allora, riprendiamo la lettura. Così, cioè dopo aver visto gli indovini dell'altra bolgia, Dante dice di ponte in ponte, quindi passando dal quarto ponte sul quinto, parlando di un'altra cosa che la mia commedia non si occupa di cantare, venimmo, cioè arriviamo dal quarto al quinto ponte parlando delle cose che il mio poema, qui chiamato comedia per la seconda e ultima volta nel poema, vi ricordate che questa espressione era già comparsa nel XVI nell'Inferno, in questo caso essendo diciamo nel secondo verso di questo canto, è in molto stretta contiguità con la parola introppo con la quale finisce il canto XX che abbiamo commentato la settimana scorsa. Ed infatti la dichiarazione qui di nuovo che il testo che Dante sta scrivendo è una commedia sarà una giustificazione probabile dell'ultimo verso che, come avrete notato, è particolarmente sconcio. E intanto, come al solito, ogni volta che Dante dice di aver detto o di, insomma, aver scambiato qualche parola con qualcuno che non ci rivela, come succede anche nel Limbo, vi ricordate che Dante, quando si mette sesto dietro gli altri 5 grandi poeti, antichi quelli, Dante dice che si erano detti cose che il tacere bello, così come era bello parlarne lì. In quel momento la reticenza di Dante, del Dante poeta, sembra di obbedire a un
a una norma di buon gusto poetico secondo cui non bisognerebbe parlare di se stessi. In questo caso, tutte le interpretazioni che si sono avanzate su che cosa si staranno dicendo Dante e Virgilio, che noi non sapremo mai, sembrano abbastanza, insomma, ingiustificate dal testo stesso. Quello che sicuramente succede qua è che veniamo a sapere, noi lettori, che Dante fa cose che non ci racconta, no? E lui e Virgilio si dicono anche cose che non si raccontano, perché l'obiettivo del libro è uno, ed è quello di modificare la vita dei lettori. E quindi capitano delle cose durante il viaggio che non meritano di essere dette nel libro, va bene? Questo è importante appunto per la verosimiglianza, va bene? Perché c'è gente che a volte si domanda: ma Dante, insomma, non beve, non mangia qua, non fa la pipì, non si cambia i panni, non si pulisce. Sì, probabilmente lo fa, solo che non è rilevante per la nostra lettura, va bene? Allora, arrivarono Dante e Virgilio quindi sul quinto ponte e tenevamo il colmo, cioè eravamo già sulla parte più alta, quando ristammo per vedere l'altra fessura di Malevolge e gli altri pianti vani. Cioè, quando ci siamo fermati, chiaramente Dante e Virgilio, per osservare, e vi ricordate, l'ha detto già più volte Dante, che dalla parte più alta del ponte si vede meglio la bolgia. Per vedere l'altra fessura, quindi il nuovo fossato di Malevolge di questo ottavo cerchio e i nuovi pianti del tutto sterili, no? Come è appunto il pentimento una volta si è morti. E qua è molto interessante al verso settimo perché ha inizio, diciamo, una serie di terzine che arriva fino al verso 18, in cui il Dante scrittore propone un'analogia tra quello che vide e l'arsenale dei veneziani, che era l'arsenale, cioè il posto dove si costruiscono e riparano le navi, più attivo nel Medioevo in Italia. Che però è interessante, dicevo, perché in realtà, come vedremo un po' più avanti, ai versi 19 e 21, Dante dal ponte inizialmente non vede alcun movimento, la sola cosa che vede è la pece bollente, quindi vede un fondo nero della bolgia, più oscuro del solito buio dell'inferno. E non vede alcun personaggio, non vede nessun'anima, solo vede il bollore diciamo che della pece che appunto insomma suggerisce non solo il caldo, ma forse il ricordo delle bolle d'aria che ha visto sulla superficie della laguna Stigia, la presenza eventuale di dannati sotto la pece. E invece Dante sta vedendo quello, ma adesso vedremo il grande dinamismo che ha il primo termine del paragone. Dico che è interessante retoricamente perché il paragone anticipa il dinamismo che avrà invece l'episodio successivo. E quindi leggiamo al verso settimo: quale nella zanà dei veneziani bolle l'inverno la tenace pece a rimpalmare i legni lor non sani. Cioè, come nell'arsenale dei veneziani durante l'inverno, poi al verso decimo si dirà proprio in inverno, quando per il maltempo non si può navigare, non si può andare in mare, e quindi approfittano i veneziani per riparare loro legni, cioè le loro barche, così come in quell'arsenale l'inverno la pece tenace, costante, bolle. Per rispalmare, no? Per riparare i legni rotti, avariati, verso decimo, che navigar non ponno, già che non possono navigare, perché è inverno, in quella vece chi fa suo legno nuovo, cioè qualcuno in quel momento costruisce una nuova barca,
E chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece, qualcun altro invece rimedia, no? Cioè ripara le coste, no? I lati ai legni vecchi che fecero molti viaggi, quindi logorati dall'uso. Chi ribatte da prode, chi da poppa, chi dà martellate sulla prode, chi sulla poppa, altri fa remi, costruisci remi. Altri volge sarta, attorciglia la canapa per le sarte. Chi terzeruolo e artimon rintoppa, terzeruolo e artimone sono le vele più piccole e più grandi della nave, quindi rintoppano, no? Cuciono le vele. Vedete che, come adesso si vedrà, ciò che giustifica il paragone è soltanto la presenza della bolle, della pece bollente. E invece Dante approfitta per dare un'immagine molto vivace di gente che si affaccenda a fare delle cose. E al verso 16, tal, cioè nello stesso modo, non per fuoco ma per divinarte, a differenza della pece che bolle nel mondo grazie a un fuoco che la tiene accesa, in questo caso a causa dell'arte di Dio, bollia laggiù su una pegola spessa. Bolliva appunto una pece densa che inviscava la ripa ad ogni parte, cioè che rendeva viscosa, cioè, quindi che copriva ogni parte della ripa, cioè del bordo della bolgia. Verso 19. Chi vedea lei, ma non vedea in essa mai che le bolle che il bollor levava e gonfiar tutto. E risieder compressa, cioè io solo vedevo lei, cioè la pegola stessa, ma non vedevo in essa nient'altro che le bolle, che il bollor, cioè vedete l'allitterazione, no? Le bolle del bollor levava, che quasi sentiamo il suono, no? Del bollire. Che si gonfiava tutta e poi si appiattiva compressa di nuovo. Dante chiaramente come fa solitamente cerca di vedere chi sono le anime dei dannati lì, quindi è concentrato perché la sola cosa che vede finora è la pece bollente. E allora al verso 22, mentr'io laggiù fisamente mirava, cioè mentre io stavo guardando fissamente laggiù, lo duca mia dicendo guarda, guarda, mi trasse a sé del loco dove io stava. Cioè Virgilio dicendo sta attento, con la solita ripetizione dell'oralità ansiosa, mi trasse, quindi prende Dante evidentemente dal braccio, dal luogo dove Dante era. Ricordiamo che entrambi sono sul colmo del ponte che sovrasta la quinta bolgia. Va bene? E qui quello che accade è una cosa unica, perché per la sola volta in tutto il viaggio Dante e Virgilio trovano qualcuno che si sta servendo dello stesso ponte loro, mentre invece in tutte le altre occasioni sono soli soletti a camminare, eh? Su questi ponticelli. Qua invece Virgilio prende Dante, lo mette in disparte perché, come adesso vedremo, sta arrivando un diavolo che potrebbe appunto colpirlo. Verso 25. Allor mi volsi come l'uom cui tarda di vedere quel che gli convien fuggire, cui paura subita sgagliarda, che per veder non indugia il partire. Allora Dante si gira, no? Dice che si volge, come fa chi sente che sta tardando a vedere quello di cui è necessario fuggire, quindi è spaventato, il quale la paura toglie il coraggio subita. E com'è questo modo di girarsi subito, verso 28, che per veder non indugia il partire? Cioè che mentre guarda sta già correndo, eh? Sta già scappando. E vidi dietro a noi un diavol nero correndo su per lo scoglio venire, cioè vidi venire dietro di noi, di Dante e Virgilio, un diavolo nero che correva su
lo stesso ponte dove erano loro. Ed esclama il Dante scrittore al verso 31: ai quant'egli era nell'aspetto fero, cioè com'era feroce nell'aspetto, e quanto mi parea nell'acqua acerbo, e quanto mi sembrava ostile nel suo agire, con l'ali aperte sopra i piedi leggero, quasi saltando, servendosi anche dalle ali che insomma ricordano l'origine angelica dei diavoli. Allora, perché corre questo diavolo usando appunto lo stesso ponte dove sono Dante e Virgilio? Al verso 34 si riprende la narrazione. L'omero suo, che era acuto e superbo, cioè la sua spalla, che era spigolosa e alta, carcava un peccator con ambo l'anche, cioè caricava come se fosse, diciamo, una mucca, un peccatore, e poi tenea dai piedi ghermito il nervo e prendeva dalla caviglia questo peccatore. Quindi si sta caricando un'anima, chiaramente con l'aspetto antropomorfico che hanno le anime nell'aldilà, come se fosse, diciamo, un animale. Allora, Dante e Virgilio qui osserveranno la scena come testimoni oculari e, come vedremo, non daranno a noi lettori particolari sull'identità di questo dannato né sul tipo di peccato che l'ha caratterizzato. Questa è una tecnica narrativa davvero formidabile di cui si serve Dante in questo episodio, che quando finiremo di leggere tra qualche verso commenteremo, perché in pratica, a differenza di altri momenti del libro in cui noi sappiamo chi sono i peccatori, o perché i peccatori si presentano in prima persona, o perché qualche peccatore denuncia la presenza di altri con nome e cognome, o perché Virgilio lo sa e indica a Dante chi sono, come è successo per esempio nel canto scorso, chi sono gli indovini più importanti che loro stanno vedendo dal ponte. In questo caso, nel testo dantesco non c'è il nome del dannato, che però crediamo di aver riconosciuto grazie ai commenti antichi. Quindi ora analizzeremo questo fatto davvero straordinario, perché implica da parte del Dante scrittore una tale fiducia nel proprio testo che, anche fornendo dei dati imperfetti, parziali, frammentari, imperfetti nel senso latino, no? Cioè non completi, perché se c'è un testo perfetto è questo, però diciamo dando parte dell'informazione, si fida che i suoi lettori potranno ricostruire quello di cui lui, che era lì in quel momento, non poteva conoscere. Quindi è un episodio di una verosimiglianza, di un realismo davvero, insomma, estremo. Dico realismo perché è così che noi conosciamo nel mondo, no? Vediamo le cose, ne capiamo una parte, nel migliore dei casi, forse poi con l'aiuto altrui anni dopo ci rendiamo conto di quello che stava veramente succedendo o di chi era una persona che avevamo visto e non conoscevamo. Beh, nello stesso modo, diciamo, il lettore ricostruisce con grande realismo ciò che Dante stava vedendo, ed essendo un testimone oculare e diciamo centrando in modo perfetto il punto di vista nella sua propria visione dei fatti, le cose che non può conoscere ce le lascia finché le deduciamo noi. Allora, sta arrivando dunque, Dante e Virgilio si sono spostati, Dante con paura per lasciare il passo a questo diavolo che si sta caricando un'anima, e al verso 37 del nostro ponte disse: «O malebranche, ecco un degli anziani di Santa Zita, mettete il sotto, chi torno per anche a quella terra che ne ben fornita, ogni uom ve barattier foc venturo, del no per l'idanar, vi si fa ita».
Allora, questo diavolo, senza dare alcuna importanza a Dante e Virgilio, come se non li notasse proprio, dal ponte stesso dove erano Dante e Virgilio, disse: O mali branche. Questo vocativo, insomma, chiaramente si riferisce ad altri diavoli che Dante non ha ancora visto, perché, come si dirà dopo, erano nascosti sotto il ponte, quindi Dante non li vede da dove è lui. Qui, diciamo, Dante inventa dei nomi propri, come vedremo verso la fine dell'episodio, avremo modo di sentire nella voce, di un altro diavolo come si chiamano gli altri, tranne che per due nomi che poi vi indicherò che hanno una tradizione precedente, sono tutte invenzioni di Dante. Questo ma le branche, chiaramente le branche sono gli artigli, no? Quindi, in genere si tratta questi nomi propri. Hanno un certo significato, cioè per i lettori italiani implicavano una loro caratterizzazione, no? O male branche, cioè urla al plurale il vocativo, questo diavolo, ecco uno dei magistrati di Santa Zita, cioè gli anziani erano appunto i magistrati che rappresentavano il popolo nel governo di Lucca, che qui viene allusa la città toscana attraverso Santa Zita, che era appunto una santa di cui erano devoti i lucchesi. Quindi vedete che non è che il diavolo dica: ecco che sto portando il tale che proviene da Lucca, il che sarebbe abbastanza inverosimile, ma fa un'allusione indiretta, grazie alla quale poi i commentatori antichi hanno individuato quest'anima. Mettetel sotto, cioè mettetelo sotto la pece, e qui capiamo anche in un modo indiretto, molto realistico, che le anime dei peccatori in quel caso sono sotto la pece, ecco perché Dante non li vede, vede solo le bolle sulla superficie. E vedete che il diavolo in qualche modo giustifica perché non scende nella bolgia, perché lancia il peccatore dal ponte, ed è perché ha fretta. E ha fretta, lo dice con un certo entusiasmo, perché se ne torna subito a Lucca, dove è pieno di peccatori di questo genere, che adesso capiremo chi sono, e quindi è tutto contento di poter portarsi una preda ricca, nell'inferno. Allora dice agli altri: mettetelo sotto, che io me ne torno subito, no? A quella terra, cioè a quella città, che ne è ben fornita, cioè che è piena di peccatori di questo tipo. Di quale tipo? Ci domandiamo. E ce lo dice appunto al verso 41. O nuovi e barattier, fuorché bontuno. Cioè ogni uomo, ognuno, tutti, a Lucca, quella terra che è stata indirettamente nominata attraverso la metonimia Santa Zita, e lì vi è barattiere. Allora, la baratteria è il caso particolare di frode che consiste nel peculato per corruzione nella sfera pubblica, quindi diciamo nell'uso chiaramente peccaminoso, fraudolento, che consiste nel fare per denaro cose che il proprio mestiere insomma indicherebbe di fare gratuitamente. Va bene? E questo inciso apparentemente limitativo, ma che secondo i commenti antichi capiamo che in realtà è sarcastico, fuorché bonturo, diciamo che anche quello probabilmente il Dante personaggio non poteva capirlo, perché questo bonturo, secondo appunto i commentatori antichi, è un tale Bonaventura Dati, che era un ricco mercante che fu nel governo di Lucca tra il 1310 e il 1314, quindi abbastanza dopo il dialogo che è qua, e che morì nel 1325, quindi è vivo anche quando l'inferno sta circolando, va bene? Questo è importante tenerlo presente perché
manifesta la volontà chiarissima di Dante di modificare il mondo dei lettori e anche chiaramente il suo coraggio di guadagnarsi dei nemici potenti denunciandoli in un libro che fu, come sapete, molto molto letto anche mentre Dante era vivo e per cui lui come gli dirà nel paradiso, al Dante personaggio lo dirà Cacciaguida, lui deve denunciare tutti e insomma subire le conseguenze di questa sua denuncia. Allora, questo Bonturo, che era chiaramente molto corrotto, viene nominato qui ironicamente dal diavolo per dire sono tutti barattierini, tranne che questo, che evidentemente i lettori lo consideravano il peggiore dei corrotti, dei barattieri. E poi al verso 42 il diavolo, probabilmente facendo uso di una locuzione popolare, per caratterizzare la corruzione di Lucca, dice del no per ridanare vi si fa ita, cioè vi è lì a Lucca il no. Se si paga, cioè per lucro, diventa sì. Ita è appunto l'avverbio affermativo del dialetto lucchese. Quindi quello che è vietato, se si paga, si ottiene. Va bene? Quindi grazie a Santa Zita, a Bonturo e a questo ita, che è tipico del dialetto appunto di Lucca, non c'è dubbio che il diavolo sta portando un lucchese e se ne sta tornando a Lucca per prenderne altri. Allora, quello che vi dicevo che è sconvolgente di questo episodio è che, siccome vi ricordate che alla fine del canto scorso, attraverso una perifrasi sulla posizione della luna che occupa l'orizzonte sulla Siviglia, ricordate che il canto scorso si chiudeva quando Virgilio aveva messo fretta a Dante e per dirgli che era tardi, cioè che erano verso le 7 del mattino, secondo i calcoli degli studiosi, aveva fatto una perifrasi per cui abbiamo potuto anche ubicare il viaggio nella Pasqua, e in questo caso potremmo dire con sicurezza del 1300, perché ci sarà un'altra indicazione, ma diciamo il fatto che grazie a quell'indicazione del canto precedente noi sappiamo che giorno è, sappiamo che sono le 7 del mattino del sabato santo, va bene? E sappiamo anche in questo caso che il personaggio che sta arrivando è di Lucca, i commentatori antichi hanno individuato questo personaggio come un tale Martino Bottaio, che era morto appunto in quel momento quando Dante e Virgilio stavano attraversando questa bolgia. E quindi vedete che Dante non ce l'ha detto, perché il suo personaggio era nell'inferno in quel momento, quindi non poteva sapere chi era morto in quel momento, il diavolo non lo dice, e tuttavia i lettori possono ricostruirlo riconoscendo come una cronaca dell'aldilà che Dante, insomma, nella quale Dante ha l'informazione che può avere, e loro completano e dicono noi sappiamo chi è, perché in quel momento morì questo barattiere di Lucca e quindi Dante non lo poteva sapere perché era nell'inferno, ma noi possiamo completare questa informazione. Quindi è davvero, diciamo, una cosa nuovissima dal punto di vista letterario, questo, diciamo, questa integrazione che Dante si fida che i lettori faranno tra l'informazione del mondo e diciamo in contiguità quella che lui in questo caso non ha potuto avere di un'anima che sta arrivando. Bene? Allora, al verso 43, laggiù il buttò, cioè dopo aver annunciato questo, lancia il peccatore dal ponte
e per lo scoglio duro si volse, diciamo, girò sullo scoglio, cioè sul ponte duro, e mai non fu mastino sciolto con tanta fretta seguitarlo furo. E non ci fu mai un mastino, un cane da caccia, sciolto, cioè, cioè appena liberatosi dalle catene, che con così tanta fretta abbia inseguito un ladro. Quindi se ne tornò velocissimo, contento di poter andare a prendere altri barattieri a Lucca. Ora, una cosa che non abbiamo detto finora è che può essere rilevante per interpretare questo episodio è che Dante stesso, non il Dante personaggio della commedia, siccome appunto in questo caso si saprà con certezza, fa il viaggio nel 1300, non è ancora andato in esilio e infatti, come abbiamo già visto, l'esilio gli viene profetizzato durante il viaggio come un evento futuro. Ma il Dante scrittore è stato accusato, lui appunto, mandato in esilio, appunto accusato di baratteria, e cioè di aver, insomma, favorito, diciamo, osteggiato le forze di Bonifacio VIII e di Carlo di Valois. Vabbè, non importano le cause perché non sono nel libro, ma insomma, secondo alcuni commentatori, proprio diciamo, il carattere quasi grottesco, per dirlo attraverso un, diciamo, un anacronismo, e la caratterizzazione di questi diavoli quasi come degli imbecilli, come adesso vedremo. È stato probabilmente scelto da Dante come strategia per allontanarsi un po' da questa immagine di frode e in particolare di baratteria di cui lui stesso era stato accusato. Quindi adesso quando leggeremo il canto vedremo che questa interpretazione è stata alimentata soprattutto dal fatto che Dante a un certo punto ricorda una battaglia alla quale lui stesso partecipò. E quindi è possibile che ci sia un'allusione appunto al carattere ridicolo di questa accusa di baratteria che lui vorrebbe assegnare. Allora, al verso 46 si passa, è come se la telecamera abbandonasse il diavolo che finora aveva parlato e poi se n'è andato indietro, e si concentra appunto su il corpo apparente di quest'anima del barattiere che è appena caduto nella pece. Quel s'attuffò, cioè quello, diciamo, fece un tuffo nella pece bollente e tornò su convolto e tornò su alla superficie, sotto. Fuori, no? Sporgendo dalla pece, imbrattato, convolto vuol dire sporco, no? Tutto pieno appunto di pece. Ma i demon che del ponte avevano coperchio gridare, ma questi diavoli che Dante non aveva visto prima perché erano coperti dal ponte prima, gridarono. E qui vediamo che anche i diavoli sono piuttosto sarcastici, con questo qua, che è come se non avesse ancora capito le regole dell'inferno, volendo avere la testa al di sopra della superficie della pece, e quindi gli dicono: qui non ha loco il santo volto. Il santo volto era un crocifisso bizantino che c'era nella cattedrale di San Martino a Lucca. E quindi, siccome era di un legno molto scuro, ci sono due interpretazioni di questa frase dei diavoli. Secondo alcuni, i diavoli stanno dicendo a questo nuovo arrivato: qui non puoi pregare, a questo crocifisso, cioè non ti aiuterà nessuno. Secondo altri, lo prendono in giro perché ha, il volto tutto nero coperto dalla pece, e quindi lo stanno un po', insomma, deridendo come se,
sembrasse di questo legno nero del Santo Volto. In ogni caso lo stanno, insomma, lo stanno veramente prendendo in giro e immediatamente al verso 49 aggiungono: qui si nuota altrimenti che nel Serchio. Il Serchio è il fiume di Lucca. Allora gli stanno dicendo: qui non puoi nuotare come in un fiume del mondo, e quindi uscendo per, cioè, mettendo la testa in alto per respirare. Però, perciò, cioè proprio perché non sei più al mondo, sei nell'inferno, se tu non vuoi i nostri graffi, cioè se non vuoi che ti graffiamo con i nostri, insomma, appunto i raffi, no? Questi tridenti con i quali, che sono nell'iconografia, solita, popolare dei diavoli, se tu non vuoi che ti graffiamo, non far sopra la pecora soverchio, cioè non fuoriuscire dalla pecora, dalla pece, cioè mettiti giù. Questo è interessante perché si capisce qua, e nel prossimo episodio, nel canto che leggeremo la settimana prossima, continuerà a capirsi meglio, perché è la continuazione appunto di questo episodio che ha inizio in questo 21° canto. Si capisce appunto la natura del contrappasso. Siccome la baratteria è un tipo di frode che si fa di nascosto, sotto il bancone, come diciamo, no? Quando si passa una busta con dei soldi, chiaramente non è che mi devo prodigare molto, insomma, nella spiegazione di che cos'è la baratteria, perché purtroppo le nostre società moderne la conoscono bene. Ma è chiaramente un tipo di transazione fraudolenta che si fa di nascosto. E quindi il fatto che questi non possano mettere fuori la testa è indicativo del fatto che, insomma, il carattere occulto della frode si manifesta anche nel contrappasso. E infatti adesso aggiungerà questo, lo stesso diavolo. Qualcuno ha inviato una domanda: cos'è pece? La pece è l'architrave, la vrea. Bene. E allora al verso 52: poi l'addentar con più di 100 raffi, dopo che lo presero con più di 100 raffi, quindi di questi tridenti. Disser, cioè disser i diavoli, coperto convien che qui balli, sicché se poi nascosamente accaffi. Qui, cioè nell'inferno, devi ballare, di nuovo io, sarcasticamente, coperto, quindi non puoi uscire come nel mondo, così che se puoi accaffi, cioè tu rubi nascostamente, cioè se ci riesci accaffi, cioè arraffi qualcosa, questo è un fiorentinismo, accaffi, tipico della lingua appunto comica di Malebolge, perché è un municipalismo. Tu adesso devi ballare sotto e vedi se riesci a rubare qualcosa là sotto, no? Sempre con un tono tremendamente sarcastico. E al verso 55 c'è un bellissimo paragone dell'atteggiamento dei diavoli, no? Per mostrare che cosa facevano questi demoni con i dannati, che è anche indicativo dell'impotenza dei diavoli, no? Che sono, come adesso vedremo, abbastanza indisciplinati, abbastanza infantili, puerili, e che soprattutto sono impotenti perché, diciamo, è un paragone questo che leggeremo adesso, che corregge un'eventuale nostra interpretazione fuorviante secondo cui i diavoli qui avrebbero un qualche potere, visto che stanno indicando alle anime come si devono comportare. E invece vedete che cosa ci dice il Dante scrittore: non altrimenti i cuoci a loro vassalli fanno attuffare in mezzo la caldaia, la carne con gli uncin, perché non galli. Bellissimo paragone che ricorda anch'esso diciamo, l'iconografia, no? Dell'inframondo nei dipinti antichi, dove molto spesso c'è un calderone dentro il quale stanno a bollire
i dannati e tutto attorno dei diavoli che li minacciano con i raffi. In questo caso che c'è scritto? Non altrimenti, quindi nello stesso modo, i cuochi ai loro vassalli, ecco la parola importante, perché questo compito che fanno i diavoli viene paragonato non a qualcosa che fa il cuoco, che è quello che comanda, bensì gli aiuti del cuoco, cioè i vassalli, quelli che insomma non fanno le cose importanti in cucina, ma sono quelli cui il cuoco dice: tu tienimi questa carne bene sommersa nel sugo. E infatti qui si manifesta appunto il carattere del tutto dipendente dalla giustizia divina di questi diavoli che credono di poter scegliere le cose perché sono degli imbecilli, ma in realtà sono, insomma, impiegati amministrativi, della giustizia divina, oltre che dannati loro stessi, no? Perché non bisogna mai dimenticare che i diavoli dell'inferno non sono altro che gli angeli caduti dopo la ribellione di Lucifero. Bene? Allora, nello stesso modo, i cuochi fanno sì che i loro vassalli attuffino in mezzo alla caldaia, no, al pentolone, la carne con gli uccini, no, con la forchetta, perché non galli, affinché la carne non galleggi, no? Mantengono la carne che si cuocia bene dentro il sugo, eh? Stupendo paragone che rende, diciamo, piccolo, quasi insomma quotidiano, il pentolone enorme di pece bollente dove sono questi dannati. E al verso 58, Virgilio, vedendo che ci sono i diavoli e probabilmente ricordando anche il loro primo incontro con i diavoli, che non andò benissimo, vi ricordate? Nel canto nono si racconta il difficile ingresso di Dante Virgilio alla città di Vite, che è appunto protetta dai diavoli. E quindi, vedendo che c'è un pericolo, Virgilio dice a Dante, al verso 58: lo buon maestro, a ciò che non si paia che tu ci sia, cioè affinché loro non vedano che tu ci sei, disse a me Dante, Virgilio, giuta quatta dopo uno scheggio, cioè mettiti, insomma, piatto, proteggendoti da uno scheggio, a un pezzo, insomma, di pietra, che alcuno schermo taia, che ti faccia da schermo, che ti copra. E per nulla offensione che mi sia fatta, non temer tu. Allora, e anche se mi fanno dei dispetti, tu non aver paura, dice Virgilio a Dante, che io le cose conte, che io queste cose le conosco, perché altra volta fui a tal baratta. Perché effettivamente ho già dovuto, insomma, litigare con i diavoli un'altra volta, probabilmente appunto in questo episodio che si narra nel nono dell'inferno. Allora, Dante deve rimanere nel ponte nascosto mentre Virgilio va a dialogare con i diavoli per convincerli di scendere. Verso 64, poscia passò di là dal co del ponte, cioè dopo che Virgilio ha detto questo a Dante, continuò a camminare sul ponte. E come il giunse sulla ripa sesta, ed essendo arrivato al bordo della sesta bolgia, mestier gli fu d'aver sicura fronte, cioè gli fu necessario avere veramente sicurezza, coraggio. Perché adesso vediamo che cosa succede quando Virgilio scende sul bordo di quella bolgia. Con quel furore, con quella tempesta che escono i cani addosso al poverello che di subito chiede ove s'arresta, uscirono quei di sotto al ponticello e volser contra lui tutti i roncigli. Cioè, quando videro che Virgilio arrivava giù, al bordo della bolgia che loro apparentemente custodiscono,
si lanciano su Virgilio con lo stesso furore, con la stessa velocità con la quale i cani di una casa vogliono cacciare un indigente, un poverello, qualcuno che sta chiedendo l'elemosina, che quindi, vedendo tutti questi cani che gli vengono addosso, si arresta, si ferma e chiede da lì l'elemosina, invece di avvicinarsi, così come i cani contro un poverello, uscirono questi diavoli da sotto il ponte che li proteggeva e li, insomma, impediva che Dante li vedesse prima, e volsero contro Virgilio tutti i runcigli. Ma El gridò, ma Virgilio gridò, nessun di voi sia fello, che nessuno di voi sia malvagio. Innanzi che l'uncin vostro mi pigli, traggasi avanti l'un di voi che moda, e poi da runcigliarmi si consigli. Cioè, prima che i vostri uncini mi piglino, che si faccia avanti uno di voi. Vedete che Virgilio vuole dialogare con uno e non con tutti allo stesso tempo, come aveva voluto fare anche all'ingresso della città di Dite, qualcuno che mi senta, che mi oda, e poi, se è il caso di arcigliarmi, decidete, cioè discutete di farlo, ma prima sentitemi, dice Virgilio. Allora, al verso 76, tutti gridarono, vada Maracoda, cioè questo è anche abbastanza, insomma, simpatico tutto sommato, no? Di questi poveri diavoli, perché sono talmente scemi che immediatamente sono tutti d'accordo che il solo a poter, insomma, padroneggiare lì è questo Malacoda, che sembra, diciamo, un suggerimento sulle popolazioni che non pensano molto, no? E che tutti allo stesso tempo sono d'accordo su chi li deve guidare. E infatti Malacoda è un altro nome coniato da Dante, sempre con questa stessa prefissazione che c'era già per Malevolge e che abbiamo visto per il sostantivo, diciamo, che ingloba tutti i malebranche, Malacoda che è trasparente, no? Riferendosi alla coda, secondo qualche commentatore antico, suggerisce il cattivo fine della frode, così come, vi ricordate, era proprio la coda di Gerione da Scorpione quella a spaventare di più Dante, e quindi quella che richiede l'intervento appunto di Virgilio, che si siede in mezzo sulla groppa di Gerione tra Dante e la coda. Se è così, il che non è, insomma, ovvio, cioè non tutti sono d'accordo su questa interpretazione, in qualche modo un nome che starebbe annunciando la fine di questa vicenda, perché effettivamente, lo vedremo il prossimo canto, questi diavoli sono ingannevoli, non solo sono stupidi, disordinati, puerili, come dei ragazzacci maleducati, ma hanno anche delle brutte intenzioni. Allora, tutti dicono vada Malacoda, lo mandano perché probabilmente è quello che può parlare meglio, per cui si mosse, gli altri stetter fermi, per cui uno di loro, chiaramente Dante li vede tutti uguali, no? E quando loro dicono vada Malacoda, vede che uno, che evidentemente è Malacoda, si muove e gli altri rimangono fermi, quindi almeno circostanzialmente hanno dato retta a Virgilio. E venne a lui dicendo che le approda. E si avvicina questo Malacoda a Virgilio, ma mentre si avvicina fa una frase come in una sorta di apparte teatrale, o forse dicendolo ai loro compagni, ai suoi compagni, a che cosa gli servirà che venga io? Quindi Malacoda ha già dall'inizio un atteggiamento ambiguo, perché da una parte cammina verso Virgilio come assecondando la sua richiesta, ma d'altra parte esprime la mancata volontà di dargli retta, no? Come dicendo, io vengo, ma tanto a che cosa gli servirà parlare con me?
come dicendo, mica mi convincerà di fare qualcosa che non voglio fare. E allora al verso 79 Virgilio parla con Malacoda e come il suo solito si serve di questo argomento contundente che è quello che gli ha aperto finora la strada dell'inferno, cioè il viaggio di Dante voluto da Dio. Quindi voi che siete vassalli di un cuoco, figuriamoci se ce lo potete impedire, è sottointeso, no? E allora al verso 79 Virgilio, credi tu, Malacoda, qui vedermi essere venuto, disse il mio maestro, sicuro già da tutti i vostri schermi, senza voler divino e fato destro? Cioè, tu credi, Malacoda, che io possa essere arrivato fin qua, disse Virgilio, in salvo da tutti i vostri ostacoli, senza il volere di Dio? È un destino destro, quindi un destino provvidenziale. Quindi domanda retorica per dire: è ovvio che io, se sono qua, se sono entrata nella città di Dite, dove ci sono migliaia dei tuoi, e vi ricordate che in quel momento, appunto, ad aprire la città di Dite era dovuto venire un messo celeste, ulteriore prova che il viaggio di Dante e Virgilio è provvidenziale. Quindi attraverso la domanda retorica gli sta dicendo: guarda, se siamo qua è perché lo vuole Dio, mica me lo impedirai tu. E immediatamente aggiunge appunto Virgilio al verso 83: lasciano andare, che nel cielo è voluto chi mostri altrui questo cammin silvestro. Cioè lasciaci andare, già che nel cielo si vuole che io mostri a qualcun altro. Dante, vi ricordate, è ancora nascosto nel ponte, i diavoli non l'hanno visto, che io mostri a un altro questo cammino selvaggio dell'inferno. E sono talmente efficaci le parole di Virgilio che al verso 85, e vedete quant'è teatrale questa scena, ci sono praticamente le indicazioni, se ci fossero degli attori che volessero recitarla, di come debbono anche atteggiarsi fisicamente, al verso 85, allor gli fu l'orgoglio sì caduto che gli si lasciò cascare l'uncino ai piedi e disse agli altri: ormai non sia ferito. Cioè, allora, dopo le parole di Virgilio, cioè sapendo che è Dio che vuole questo viaggio, l'orgoglio, la tracotanza gli fu così caduta che lasciò cadere l'uncino ai suoi piedi, bellissimo gesto, molto visibile, e disse agli altri diavoli: beh, stando così le cose, non feritelo, lasciatelo passare. Bene? Allora, io direi di fare la pausa qui, visto che il verso 87 abbiamo già sorpassato metà, del canto. Facciamo come il nostro solito una pausa di 5 minuti, durante la quale vi prego di inviare, se ne avete, le vostre domande alla chat, e tra 5 minuti riprendiamo. Grazie. Allora, finora nessuno ha inviato delle domande, mi avete inviato ancora degli auguri, io vi ringrazio. E quindi se nessuno ha dei dubbi possiamo continuare. Ci siete? Allora, abbiamo letto fino al verso 87, nel quale appunto Dante riferisce le parole di Malacoda che indica ai diavoli di non ferirlo, di non ferire Virgilio. Dante è nascosto ancora nel ponte e quindi ora Virgilio gli dirà che può avvicinarsi. Verso 88, il duca mio a me. O tu che siedi tra gli scheggioni del ponte 4-4, sicuramente ormai a me ti riedi. Cioè, o tu che sei seduto 4-4, quindi del tutto fatto il più piatto possibile tra le pietre del ponte, ormai torna a me tranquillamente, senza pericolo.
E al verso 91, perché io mi mossi a lui e a lui venni ratto. Per cui io mi mossi e velocemente venni a lui, a Virgilio. E i diavoli si fecero tutti avanti, sicch'io temetti che i tenesser fatto. Cioè, e i diavoli, nonostante Malacoda gli avesse detto non feritelo, vedendo Dante che scende dal ponte e si avvicina a Virgilio, si fecero tutti avanti, per cui Dante dice di aver avuto paura che non mantenessero il patto, cioè che non rispettassero le parole di Malacoda, che erano la conseguenza di una sorta di patto con Virgilio di lasciarli andare. Quindi Dante non si fida di questi diavoli. Questo è interessante, infatti più avanti discutere esplicitamente sulla loro intenzione con Virgilio. E infatti al verso 94, in una sorta di inversione rispetto della sua esperienza in vita, per rendere il suo stato d'animo durante il viaggio, dice così, cioè nello stesso modo in cui io ero in quel momento, io vidi già, cioè perché appunto fu un mio vissuto in terra, li fanti che uscivano patteggiati di caprona, cioè i fanti che durante un assediamento di caprona, caprona era un castello in Valdarno dei Pisani che era stato assediato e conquistato da una lega guelfa, alla quale partecipavano sia Pisani che Fiorentini, tra cui Dante nel 1289. E quindi Dante dice: io vidi che questo timore, cioè il timore che non rispettassimo i patti, ce l'avevano i fanti che uscivano da Caprona patteggiati, quindi dopo un patto che sarebbero stati salvi se si arrendevano, veggendosi tra nemici cotanti, cioè vedendosi uscire tra così tanti nemici, secondo le cronache dell'epoca, appunto in questa conquista guelfa, c'erano 11.500 soldati. Quindi la cosa interessante qua è che Dante, lui ha paura dei diavoli, come di lui, tra gli tanti altri, ebbero paura i suoi rivali. Va bene? E allora al verso 97, che fa Dante quando ha paura? Si mette molto vicino a Virgilio. E mi accostai con tutta la persona lungo il mio duca, quindi mi misi proprio accanto, tutto il mio corpo accanto a quello di Virgilio, e non torceva gli occhi dalla sembianza loro, che era non buona. Diciamo, non, a, diciamo, non separavo il mio sguardo. Cioè Dante è molto vicino a Virgilio, quindi il più lontano possibile dai diavoli, però li guarda tutto il tempo perché hanno una faccia che non promette niente di buono. E quindi vedete che, a differenza di altre situazioni in cui per Dante sono state sufficienti le parole di Virgilio per rassicurarlo, in questo caso dei diavoli, insomma, probabilmente lui che conosce bene il mondo contemporaneo, il mondo appunto della corruzione, sa che non ci si può affidare molto che questi qua facciano quello che il capo gli dice di fare, però. Allora al verso 100 la descrizione di quello che fanno i diavoli qua, che è appunto molto vivace, no? E chinavan li raffi. Vuoi che il tocchi? Diceva l'un con l'altro in sul groppone, e rispondia: sì, fa che gliela cocchi. Allora, sempre con queste rime stridule che, come abbiamo notato più volte, sono all'estremo opposto della lingua lirica, no? I diavoli chinavano i raffi, cioè questi uncini, e dicevano, uno diceva all'altro: vuoi che lo tocchi sul groppone? Cioè, vedete che invece di star zitti e fare quello che dovevano, tra di loro si stimolavano a fare del male.
l'altro rispondeva: sì, dai, accoccalo, dai, prendilo, no? Nonostante avessero appena ricevuto l'ordine dal capo che loro stessi avevano riconosciuto, perché loro avevano detto che vada Malacoda, e poi se ne fregano assolutamente di quello che Malacoda gli ha detto di fare, no? E appunto Malacoda adesso al verso 103 interviene quando vede che i diavoli non si stanno comportando come Dio comanda, ma quel demonio che teneva sermone col duca mio, cioè quel diavolo che aveva parlato con Virgilio, Malacoda, si volse tutto presto e disse: possa, possa, Scarmiglione, basta, smettila, Scarmiglione. Ecco un altro nome, di questi malebranche di cui conosciamo già Malacoda, questo Scarmiglione, un nome come la maggior parte, vi dicevo, dei nomi dei diavoli coniato da Dante stesso, che secondo i commentatori antichi vorrebbe dire arruffatore dei capelli, propri o altrui, Scarmiglione. E al verso 106. Adesso Malacoda si rivolge a Dante e Virgilio dopo aver calmato questi, poi disse a noi: più oltre andar per questo iscoglio non si può, però che giace tutto spezzato al fondo l'arco sesto. Allora, questo è interessante perché il diavolo qua sta dando un'informazione che per Virgilio è nuova. E infatti, da quello che si dirà subito dopo, vi ricordate che quando Dante ebbe paura, proprio mentre aspettavano, no? Quello che si narra nel canto nono che stavamo menzionando prima, quando Dante ebbe paura a un certo punto, quando vide che i diavoli gli avevano chiuso in faccia la porta della città di Dite a Virgilio, aveva domandato: scende qualcuno dal limbo qua? E Virgilio gli aveva detto: sì, io la strada la conosco, non ti preoccupare, sono già sceso. Però, come vedremo subito dopo, Virgilio era sceso prima di Cristo. E come sapremo adesso, il paesaggio anche infernale si è modificato con la morte di Cristo, per cui alcune cose della strada nella quale Virgilio deve guidare Dante fino al fondo dell'inferno, neanche Virgilio le conosce. E questo rende più avventuroso il resto del viaggio, chiaramente, no? Per cui quello che dice qua i versi 106-108, Malacoda, è: non si può continuare per questo ponte che è fatto dell'unione dei singoli ponti, no? Nella stessa linea, dei ponti che tu stai usando finora, cioè più oltre andare per questo iscoglio non si può, però che giace, perciò che giace tutto spezzato, quindi distrutto, al fondo l'arco sesto. Quindi gli sta dicendo: il prossimo ponte, quello che sovrasta o sovrastava la sesta bolgia, è distrutto. Quindi non puoi continuare così, non potrai passare. E quindi al verso 109 aggiunge: e se l'andare avanti pur vi piace, e se nonostante questo impedimento del ponticello rotto volete continuare ad andare avanti, andatevene su per questa grotta, cioè prendete una parte di strada in questa bolgia, cioè sul bordo nel quale appunto stanno parlando, presso è un altro scoglio che via face. Cioè qua vicino c'è un altro ponte che vi può portare in avanti, sempre andando verso il fondo dell'inferno, che è la direzione generale di questa parte del viaggio. Va bene? Quindi gli sta dicendo: ci sono altri ponti in altre parti, questo se tu sei, continui diritto è rotto, non ti permetterà di attraversare, ma ce n'è un altro vicino che se continui facendo il bordo circolare, diciamo, della bolgia, lo troverai e ti permetterà di attraversare. E immediatamente dopo, come fanno quelli che ingannano, comincia a dare dettagli non richiesti che sembrerebbero di rendere verosimili queste notizie che sta dando. Al verso 112 aggiunge Malacoda: ier, più oltre 5 ore che quest'otto,
1266 anni pompie che qui la via fu rotta. Dice, ieri, 5 ore più oltre di quest'ora che è adesso, e noi sappiamo che ora è grazie all'indicazione degli ultimi versi del canto precedente, si compirono 1266 anni della rottura di questa via. Ecco, è qui che appunto veniamo a sapere con certezza, anche se l'abbiamo detto come commento al primo verso dell'inferno, no? Nel mezzo del cammin di nostra vita, io lì avevo commentato che essendo nato Dante nel 1265, visto che lui stesso dice, ma c'è una tradizione antica secondo cui si debbono vivere 70 anni, Dante aveva 35 anni e quindi era il 1300, no? Però chiaramente la data di nascita di Dante mica la sapevano tutti i lettori dell'epoca, no? Noi chiaramente la sappiamo, perché oggi Dante chi è? Ma quando circolò il libro, in realtà la certezza che il viaggio ebbe luogo nel 1300 ce l'abbiamo in questo passaggio, perché i lettori riconoscevano che la rottura del ponte si era dovuta chiaramente al terremoto che secondo il Vangelo coincise con la morte di Cristo, che Dante, seguendo un passaggio del Vangelo di Luca, crede sia avvenuto nell'anno 34 dell'era cristiana chiaramente, a mezzogiorno, e quindi 19 ore prima questo incontro, no? Ieri, 5 ore dopo, no? E quindi 19 ore, tornando indietro, prima la morte di Cristo. Quindi che sta dicendo questo? È importante in molti piani. Innanzitutto, come vi dicevo, perché permette di ubicare il viaggio nel 1300, ma anche perché quello che vi dicevo prima, veniamo a sapere che il ponte dell'inferno che è rotto, e questa è una parte di verità che sta dicendo il diavolo, poi vedremo che un'altra parte non è vera, ma il fatto che qualche parte dell'inferno si ruppe a causa del terremoto per la morte di Cristo, implica che appunto quello che Virgilio non conosce dell'inferno corrisponde a questo evento che è il più importante della storia dell'umanità secondo l'ottica dantesca e che coincide proprio con il limite della conoscenza di Virgilio, perché è a quel momento che comincia ad esserci la grazia per conoscere ciò che a Virgilio è vietato di conoscere. Questo è interessante perché di solito si dice che, come Virgilio stesso annuncia nel secondo dell'inferno, Virgilio porterà a termine la sua missione nell'Eden, cioè quando subentrerà Beatrice, che simboleggiando la teologia potrà far vedere a Dante una verità che Virgilio, simbolo della ragione umana, non può vedere, ma quello che di solito non si dice, ma perché quando si dicono queste cose chiaramente si fa una sintesi necessariamente riduttiva, ma che nemmeno tutto l'inferno è noto a Virgilio, perché con la morte di Cristo si alterò anche l'aspetto, diciamo, architettonico dell'inferno. Bene? E quindi il fatto che il diavolo qua con tanti dettagli ci dia questa informazione per rendere verosimili le sue parole, in un libro in cui la retorica è qualcosa di molto molto accurato, no? I diavoli parlano in un modo perché questo è significativo, è qualcosa che poi appunto il povero Virgilio rimprovererà se stesso, perché come vedremo si è lasciato ingannare, in qualche modo.
ma proprio si è lasciato ingannare a proposito di un fatto che lui non può conoscere. Non può conoscere dal punto di vista proprio letterale della storia, perché la sua prima discesa nell'inferno è stata prima di Cristo, e non può conoscere a livello simbolico perché lui fu pagano. Va bene? Allora, dopo aver detto questo, il diavolo, cioè questo ponte è rotto, dovete fare un giro per trovare un intero, si è rotto con la morte di Cristo, al verso 115 aggiunge: io mando verso là di questi miei a riguardarsi alcun seneciorina, gite con loro che non saranno rei. Dice: io di solito, e proprio adesso dovevo inviare alcuni dei miei diavoli a, diciamo, controllare altri posti della bolgia per evitare che qualcuno esca fuori a prendere dell'aria, nesciolina, no? Andate con loro, cioè vi guideranno fino al prossimo ponte, che non saranno cattivi, si comporteranno bene. Quindi il diavolo è interessante perché rende in qualche modo spontaneo questo suo gesto, dicendo: proprio adesso dovevo inviare qualcuno a controllare quelli che sono nella pece bollente affinché non escano con la testa, come appunto, o con l'intero corpo addirittura, come aveva appena fatto Martino Bottaio. E approfittate che loro ci vanno e vi guideranno, va bene? E dopo aver detto questo, al verso 118 comincia a parlare con i diavoli e quindi comincia a scegliere tra tutti i diavoli che sono lì quelli che sembrerebbero più affidabili affinché vadano a controllare questa cosa. Tratti avanti, Alichino e Carcabrina, cominciò egli a dire. Ecco, Alichino sì, era un nome tradizionale, probabilmente della stessa etimologia che poi ha dato l'Arlecchino, no? E quindi è uno dei due nomi dei diavoli che Dante non inventa. Calcabrina sì, è chiaramente un nome composto, no? Da calcare la brina, cioè quello che calpesta la brina. E quindi, secondo alcuni, vuol dire uno che è saggio, cioè che ha già calpestato molte nevi, uno con una lunga esperienza. E tu Cagnazzo, Cagnazzo secondo alcuni il nome vorrebbe dire cane brutto, no? Come se fosse la terminazione attuale in italiano di accio, no? Cagnaccio. Secondo altri invece vuol dire che ha il colore del naso del cane e quindi paonazzo. E Barbariccia guidi la decina. Barbariccia sarà, diciamo, il capo di questa pattuglia, che guiderà gli altri diavoli e anche Dante Virgilio, apparentemente fino al prossimo ponte attraverso il quale potranno scendere, verso la nuova bolgia. Poi al verso 121 è sempre Malacoda, no, che parla: Libicocco vegnolte da Ghignazzo. Libicocco secondo alcuni vuol dire impetuoso come il vento scirocco, ma non siamo del tutto certi. Venga oltre, cioè oltre agli altri, e da Ghignazzo, cioè un drago brutto, no, è grande. Ciriatto sannuto, questo probabilmente all'aspetto di maiale, e graffiacane. No? Anche questo composto dal verbo graffiare e cane, e Farfarello è rubicante pazzo. Farfarello è l'altro nome che abbiamo attestato in testi francesi e arabi, quindi probabilmente Dante in questo caso, oltre ad Alichino, prende un nome già noto, e rubicante probabilmente vuol dire rosso di capelli, pazzo. Bene? E quindi sceglie questi, Malacoda, e dà quest'ordine al verso 124: cercate intorno le boglienti pane, cioè controllate tutto attorno la pece bollente, costor sian salvi fino all'altro scheggio che tutto intero va sopra le tane, e che questi siano salvi, quindi siate buoni con questi, fino al prossimo ponte che va tutto intero sopra la bolgia. No? Sopra le pene dell'inferno. Qui, diciamo, nel prossimo canto avvertiremo che c'era un amico, no? Che il diavolo stava dicendo: mi capite, no? Lo portate fino a lì. Perché in realtà vedremo Dante e Virgilio stanno essendo ingannati, eh?
Però Virgilio non avverte alcun inganno e stranamente Dante, che di solito capisce tutto molto peggio di Virgilio, in questo caso ha una paura fondata. E infatti al verso 127 dice a Virgilio: «Oimè, maestro, che è quel chiveggio?» disse io. «Dei, senza scorta andianci soli, se tu sai, chi per me non lacheggio». Cioè, quando Dante vede che si sta organizzando un gruppetto di diavoli che apparentemente guideranno loro, dice a Virgilio: «Ai, maestro, che sto vedendo? Dai, andiamocene soli senza scorta, cioè non andiamocene con questi. Se tu sai la strada, e adesso più inteso come mi hai detto più volte, io per me non la voglio. Cioè, io non la chiedo, non preferisco andarmene da solo con te e non con questi». Bene? E al verso 130 è sempre Dante che parla con Virgilio: «Se tu sei sì accorto come suoli», cioè se tu, questo aggettivo accorto, no? Che è originariamente il participio di accorgersi, che vuol dire rendersi conto, è una parola antica, cioè oggi esiste come participio, appunto, no? Si è accorto di qualcosa, ma usato come aggettivo, che è spesso usato appunto per Virgilio, vuol dire persona che è in grado di intuire quello che succederà, che si accorge delle cose anche prima che siano. Allora Dante sta dicendo a Virgilio: «Senti, se tu sei accorto come di solito sei, non vedi tu che digrignano i denti, fanno così? E con le ciglia ne minacciano duoli e con gli occhi minacciano dolori a noi». Cioè, non ti rendi conto delle loro espressioni, sta dicendo Dante a Virgilio, non vedi che ci faranno del male? E Virgilio invece tranquillizza Dante al verso 133 ed egli a me: «Non vo' che tu paventi, non voglio che tu abbia paura. Lasciali digrignar pula lor senno, che i fanno ciò per li lessi dolenti». Cioè, lasciali che digrignino i denti come vogliono, perché loro lo stanno facendo per i bolliti dolorosi, cioè a causa dei dannati che sono nella pece dolente. Cioè, Virgilio dice a Dante che Dante sta interpretando male questi gesti, come se si rivolgessero a loro due, quando invece, secondo Virgilio, il modo di agire dei diavoli per minacciare i barattieri che sono nella bolgia. Bene? Allora ovviamente fanno quello che Virgilio dice, come sempre, no? Verso 136: «Per l'argine sinistro volta di Enno», cioè sul bordo sinistro si girarono, ma prima avea ciascun la lingua stretta coi denti verso lor duca per cenno». Cioè, ma prima di girare, tutti loro avevano fatto questo gesto, no? Premendo la lingua tra i denti, facendo un gesto al loro duca, no? A questo diavolo, com'era il nome? Che adesso mi è sfuggito, che è il capo di qua. Oddio, che importante che sia lui. E adesso me lo sono perso. Barbariccia, ecco, Barbariccia, che chiaramente ha la barba riccia. Allora, tutti i diavoli, prima di girare, fecero un gesto strano, forse osceno, no? Al loro capo della brigata, ed egli avea del cul fatto trombetta. E Barbariccia, prima di partire, come gesto, si parte, aveva scorreggiato, va bene? Aveva fatto con il suo culo una trombetta, va bene? Così si chiude il canto in un modo davvero comico, nel senso dantesco, no? Del linguaggio chiaramente basso, popolare, per nominare anche un gesto basso, popolare, del tutto maleducato, al quale il Dante scrittore dedicherà molti versi nel prossimo canto, va bene? E che, come vi dicevo, è un verso
probabilmente giustificato dalla seconda apparizione nel poema della parola come via all'inizio del canto. È come se il Dante scrittore ci dicesse: io vi ho avvertito, questa è una commedia, non aspettatevi le parole auliche della tragedia, va bene? E quindi questi, dopo questo gestaccio, partono e rimane in suspense, diciamo, questo episodio che effettivamente, diciamo, il lettore ha accolto tra la sicurezza di Virgilio e il timore di Dante, che come vedremo la settimana prossima, questa volta era ben fondato. Va bene? Avete qualche domanda? Passo gli schermi per vedere se qualcuno di voi... Allora lo rileggiamo. Così di ponte in ponte, altro parlando che la mia commedia, cantar non pura, venimmo e tenavamo il colmo quando restammo per veder l'altra fessura di malevolge gli altri pianti vani e vidila mirabilmente oscura. Quale negli arzanà dei viniziani bolle d'inverno la tenace pesce a rispalmare i leni lor non sani, che navicar non ponno in quella vece chi fa suo legno nuovo e chi distoppa le coste a quel che più viaggi fece, chi ribatte da proda e chi da poppa, altri faremi, altri volge sarte, chi terzeruolo e artimon rintoppa, tal non per fuoco ma per divinarte, bollia laggiù una pegola spessa, chi inviscava la ripa ad ogni parte. Chi vedea lei? Ma non vedea in essa mai che le bolle che il bollor levava e gonfiar tutta e riseder compressa. Mentr'io laggiù fisamente mirava, lo duca mio dicendo guarda, guarda, mi trasse a sé del loco dove io stava. Allor mi volsi come l'uom cui tarda di vedere quel che gli convien fuggire e cui paura subita sgagliarda, che per veder non indugi il partire. E vidi dietro a noi un diavol nero correndo su per lo spoglio venire. Ai quant'elli era nell'aspetto fiero, e quanto mi parea nell'atto acerbo, con l'aria aperta e sovra il piè leggero. L'omero suo, che era aguto e superbo, carcava un peccator con ambo l'anche, e poi tenea dai piè ghermito il nervo. Del nostro ponte disse: o malebranche, ecco un degli anziani di Santa Zita, mettete il sotto, chi torno per anche a quella terra che ne è ben fornita, ognove barattiere, forte bonduro, del no per li denar vi si fa ita. Laggiù il buttò, e per lo scoglio duro si volse, mai non fu mastino sciolto, con tanta fretta a seguitar lo furo. Quel s'attuffò e tornò su convolto. Ma i demon che del ponte avean coperchio gridar: qui non ha loco il santo volto, qui si nuota altrimenti che nel cerchio. Però se tu non vuoi di nostri graffi, non far sopra la pegola coperchio. Poi s'addentar con più di 100 raffi, disser: coverto covien che qui balli, sicché se puoi nascosamente accaffi. Non altrimenti cuoce a lor vassalli fanno attuffare in mezzo la caldaia la carne con gli uncin perché non galli. Lo buon maestro, a ciò che non si paia chi tu ci sia, mi disse giù t'acquatta dopo uno scheggio che alcun schermutaia. E per nulla offensione che mi sia fatta non tener più, che ho le cose conte perché altra volta affoglia tal baratta. Poscia passò di là dal cu del ponte. E come il giunsin sulla ripa sesta, mestier gli fu d'aver sicura fronte. Con quel furore, con quella tempesta, che escono i cani addosso al poverello che di subito chiede dove s'arresta, usciron quei di sotto al ponticello e volser contra lui tutti runcini. Ma el gridò: nessun di voi sia fello. Innanzi che l'uncin vostro mi pigli, traggasi avante l'un di voi che moda, e poi da runcigliarmi se consigli. Tutti gridaron: vada malacoda! Per cui si mosse, gli altri stetter fermi,
e venne a lui dicendo che li approda. Credi tu, Malacoda, qui vedermi esser venuto, disse il mio maestro, sicuro già da tutti i vostri schermi, senza voler divino e fato destro? Lascialo andare, che nel cielo è voluto chi mostri altrui questo cammin silvestro. Allor gli fu l'orgoglio sì caduto che si lasciò cascar l'uncino ai piedi e disse agli altri: «Comai non sia feruto?» E il duca mio a me: «O tu che siedi tra gli schegion del ponte quattro quattro, sicuramente omai a me ti riedi». Perché io mi mossi, a lui venni ratto, e i diavoli si fece tutti avanti, sicch'io temetti che i tenesser patto. Così vidi io già temerli fanti, che uscivan patteggiati di caprona, veggendo sé tra nemici cotanti. M'accostai con tutta la persona lungo il mio duco, e non torceva gli occhi dalla sembianza lor, che era non buona. E chinavano i razzi, e vuoi che il tocchi, diceva l'un con l'altro in sul groppone? E rispondì: «Sì, fa che gliel'accocchi». Ma quel dimonio che tenia sermone col duca mio si volse tutto presto e disse: «Posa, posa, scarmiglione!» Poi disse a noi: «Più oltre andar per questo iscuglio non si può, però che già c'è tutto spezzato al fondo l'arco sesto. E se l'andare avanti pur vi piace, andatevene su per quella grotta, presso un altro scoglio che via face. Ieri, più oltre 5 ore che quest'otta, 1200 con 66 anni compie, che qui la chiaffurotta. Io mando verso là di questi miei a riguardar s'algun se ne sciolina, gite con lor che non saranno rei». Tratti avanti Allichino e Calcabrina, cominciò egli a dire, e tu Cagnazzo e Barbariccia guidi la decina. Livicocco vegni oltre da Grignazzo, Ciriatto, Sannuto e Graffiacane e Farfarello e Rubicante Pazzo. Cercate intorno le voglienti pane, costor sian salvi fino all'altro scheggio, che tutto intero va sopra le tane. «Oimè, maestro, che è quel chi vedi?» dissi io. «Beh, senza scorta andianci soli, se tu sai, chi per me non la cheggio. Se tu sei sì accorto come suoli, non vedi tu che digrignan li denti e con le ciglia ne minaccian duoli?» Ed elli a me: «Non vo che tu paventi, lasciali digrignar pure lor senno, che i fanno ciò per li lessi dolenti. Per l'argine sinistro volta di ello, ma prima vea ciascun la lingua stretta coi denti verso lor duca per cenno, ed egli avea del cul fatto trombetta». Grazie dell'attenzione, ci vediamo allora la settimana prossima. Arrivederci.